La parola cantiere indica certamente un'attività, anche qui un'attività comune, dove ci sono più persone coinvolte. È un'attività che risponde ad un progetto comune e quindi anche ad una meta comune. E questo significa allora che chi partecipa, chi lavora in un cantiere, e conosce il progetto, gli è stato in qualche modo illustrato, lo condivide, come dicevamo, con altri, è capace di riconoscere il valore della propria attività e il valore dell'attività degli altri. Ecco, noi vogliamo essere in sinodo come i membri della Chiesa che sono chiamati a vivere la Chiesa come un cantiere, nel quale, ripeto, ciascuno offre la sua capacità, offre i suoi talenti, offre i suoi carismi, offre la sua disponibilità, ma attento a cogliere le capacità, le disponibilità, le competenze e riconoscere il bene degli altri, cioè il bene che gli altri fanno, che gli altri possono realizzare. Anzi, addirittura dovremmo fare in modo da mettere ogni altro fratello e sorella nella condizione di poter esprimere al meglio le sue potenzialità. Questa è la cosa più impegnativa, ma più bella però, veramente più bella, propria di chi ha tanta speranza nel cuore. L'altra immagine è quella della strada. Il brano di Vangelo su cui abbiamo un po' meditato, stiamo meditando, continueremo a meditare, sul quale sono impostati i tre cantieri, si apre con la espressione che dice che il Signore Gesù era in cammino e mentre era in cammino quindi fa una strada. E la strada è fatta di tante cose, tante situazioni diverse, che però non ci fermano. La strada è questo camminare continuo. E anche diciamo, come accogliendo gli imprevisti. E allora cogliere anche questo come vocazione, come proposta provvidenziale di attenzione alla vita che si incontra. Ecco, è un poco così. Gesù cammina sempre nel Vangelo, no? Quando Gesù cammina lungo la strada, prende spunto da tutto ciò che si vede, no? Ricordate il discorso delle spighe? O altre volte la folla che c'è intorno e che non distrae Gesù da quel cieco che grida lì ai bordi della strada. O in mezzo a tanta folla Gesù vede quello che sta sull'albero, Zaccheo, insomma, gli va incontro. C'è tutta questa attenzione all'umanità che ci scorre intorno e in questa attenzione, questo fermarsi, ecco, a volte con i bambini, a volte con gli ammalati, insomma, essere in dialogo davvero con tutti. La strada è come potremmo dire quel progredire secondo ciò che la provvidenza di volta in volta ci propone. Oggi parlare di villaggio è un po' più difficile che ai tempi di Gesù, no? Lì dice, mentre Gesù era in cammino, entrò in un villaggio. Un villaggio per noi, nella nostra immaginazione, è un piccolo gruppo di case, no? Che magari sì, sorge lungo una strada e in questo piccolo gruppo di case abitano persone che si conoscono un po' tutti quanti, che hanno quasi una solidarietà naturale, potremmo dire, nell'aiutarsi, nell'essere partecipi gli uni delle situazioni e della vita degli altri. Noi parliamo del mondo oggi come di un villaggio globale. Ma come si vive oggi la religiosità nelle città? Oggi invece nella città, in queste enormi geografie umane, i diversi stili di vita creano qualcosa di nuovo a livello culturale, di pensiero, che non è più orientato dalla visione cristiana. Ma noi dobbiamo saperci entrare in dialogo, dice il Papa. Non dobbiamo aver paura allora se ci sembra che il mondo davanti a noi sia diventato tanto più grande e quindi quasi irraggiungibile.
ma piuttosto sentire che siamo chiamati ad una nuova forma di evangelizzazione. Il villaggio oggi globale è un villaggio che però ha bisogno fondamentalmente di testimonianza. Non riusciremo a organizzare chissà quali attività, possiamo suonare le campane quando vogliamo noi, insomma, ma queste non sono magari lo strumento adatto. Dovremmo saper trovare lo strumento adatto, ma che sia testimonianza viva della nostra fede. Anche il termine casa. E un tempo usavamo per dire parlavamo della casa comune. E certo, forse è giusto questa definizione, questo termine, perché comune non vuol dire omologato. In una casa ci sono persone legate da affetto comune, che vivono gli uni il cammino degli altri, ma non sempre la pensano allo stesso modo. Nella ricchezza, diciamo, delle esperienze che si vanno maturando, che ognuno sviluppa, a volte anche con la fatica di un dialogo che non sempre riesce a pacificare immediatamente gli animi, però noi ci apparteniamo. E magari sogniamo, immaginiamo che per strade diverse possiamo raggiungere lo stesso risultato, la stessa meta. Ecco, la casa è questo, guardare allora tutta la nostra vita in questa direzione, quella casa stupenda che possono essere le nostre parrocchie, no? Le nostre chiese, e al di là delle forme, no? In cui sono state realizzate, in cui le abbiamo ereditate, e noi oggi che ci abitiamo dentro saremo lì certamente a vivere un cammino diverso, nuovo rispetto a quello passato, ma riconoscendo quanta ricchezza ci è stata trasmessa. Ospitalità è l'accoglienza, no? Questo lo sappiamo. Pensate che in fondo da questo termine viene la parola ospedale. Gli ospedali in passato non erano il luogo di cura degli ammalati, ma erano il luogo dell'accoglienza dei forestieri. L'ospite è colui che viene alla porta, no? Ospedale è un po' alla stessa radice di quello che sarebbe l'ostilità, no? L'ospite è il nemico, potremmo dire, sono quelli che arrivano alle porte. L'ospitalità è questo aprire le porte e mettersi in dialogo con chi arriva per cogliere la sua domanda di vita, per presentargli la nostra domanda di vita e poter in qualche modo cercare insieme la possibilità di sviluppare tutto ciò che è attenzione al bene. Andiamo alla diaconia, siamo alla fine, che è sì, il servizio, ma penso che questa mattina la professoressa ce ne ha parlato proprio tanto. Sì, si riferiva alla dimensione femminile, ma certamente valeva per tutti, se vale per Marta e poi anche per Maria nella loro distinzione di atteggiamento, però certamente vale un pochino per tutti questa diaconia, che è l'essere per la comunione. Koinè è la comunione. Il dia in greco indica quel per che può essere come finalità e anche come un mezzo attraverso. Quindi è un servizio che è per la comunione ed è un servizio, una fraternità che si realizza attraverso la comunione, attraverso ciò che è comune. E la diaconia è stata vista sempre come ciò che serve alla vita comune, ciò che aiuta il crescere della vita comune, quindi anche Santa Marta nell'immaginario della fede della nostra gente era sentita come una presenza capace con la sua preghiera di intercedere per la salvezza di tutto il popolo.
la formazione spirituale. Queste sono tutte parole che in qualche modo vengono a comporre come un puzzle. Non possiamo separarne una dall'altra. Dico solo che, anche qui ci sarebbe da fare una riflessione un po' più importante, ma formare vuol dire prendere una forma o dare una forma. E quando noi parliamo di formazione spirituale vuol dire che andiamo ad assumere una forma che ci identifica, ci caratterizza. Lasciamo perdere qualche esempio che mi viene in mente dalla letteratura, ma sorvoliamo. Perché il tempo è un po' esagerato, mannaggia. Volete un consiglio? Non mettete mai un microfono in mano a un prete. Vabbè, allora mi fermo qui, il resto è chiaro.